Lo amo. Si era bloccato, Si era diciamolo. bloccato, abbiamo dovuto riavviare. Sappia male un po'. Io però l'ho simulata tutto oggi pomeriggio, cioè ma te pare che mo se te blocca così. Perfetto. Il panico. E stava più a male del Dairo Egli. Non stava a giocare, stava più a male. Abbiamo spaccato San Siro, tutto. Milano, stadio mitico per il match di oggi. Ma quale San Siro Un Milano saluto da Piero Tesfonno? Riccardo, benvenuti con me come sempre Lelia Dani. Match mette in palio i primi 3 punti della stagione di UEFA Champions League, fondamentale partire bene. Girone della Parliamo di morte. Inter e Real Madrid. Oh, Pier, era ora. Finalmente si gioca, dai. E c'era grande curiosità per vedere all'opera queste due squadre, al loro esordio nei gironi della UEFA Champions League, eh? L'obiettivo di entrambe è fare bene e tornare a casa con un risultato positivo. 3 punti sarebbero ovviamente l'ideale per cominciare alla grande. L'Inter è carica. Eh sì, la sento. Real, il professor Pure il Real Real, che non vince la scherza. UEFA Champions League, la competizione preferita, il giardino di casa del Bella. Paris, dove possono esultare Peccato. che il Real Madrid proverà a conquistare. Squadra dai valori tecnici competitivi fuori dalla norma. Cosa devono fare? Evitare di specchiarsi troppo in loro stessi, perché comunque questi livelli non si Bravissimo, raggiungono Nacho. via via. Occhio a Sar che avanza. Attenzione perché questa può essere l'azione del pareggio. Benzema! E trovano subito il gol che sblocca il Madrid. Subito! Partenza a Che razza per è? il gol. Perché fanno così? Con la mano fasciata, come fai a farlo? Avvio shock. Karim, Possiamo dire meglio qui che si sinistro conduce dentro. poderoso. È da dire che Meta è tra Come? l'obiettivo e il potere. A Perché il quota primo, 1. certo, bravo a trovare il varco giusto, ma il secondo a farsi sorprendere sul proprio palo. Hanno aperto le marcature con questo gol. Avrebbe Cosa potuto si fare può meglio, fare? infatti, Andanovic. Sì. Real Fa Madrid riga a torna a mettersi in cagar pericolo. Palla che spiove. piazzo. No, a lui, porco Giacobbe, in dinci. sicurezza qui l'intervento del portiere. Mo faccio tutto il primo tempo, ma comando io, poi buh, più go. Guarda, sempre così. Si alza il sipario sulla UEFA Champions League, il match d'esordio regala sempre grandi emozioni, entrambe le squadre vorranno partire bene, Lele ti chiedo un pronostico, che girone ti aspetti? Il Real Madrid o Benzema! l'Inter? Incredibile! Il giocatore più tecnico del mondo! Mamma A mia, quota 2 malissimo. raggiunge subito Mbappé! Male, male. Giacobbe ci viene riproposto replay del gol, ha sfruttato nel migliore dei modi questo cross, una deviazione aerea perfetta che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere. Shock! Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2 reti a 0. Super Karim! Che si è spostato così, Zego. Casemiro. Dai, Rodriguez, ce l'hai. Può metterla in area. Mano. Palla che non arriva a destinazione. Dio. Il Real Madrid rappresenta la storia della Coppa dei Campioni della UEFA Champions League. È impossibile dimenticare le tante imprese bianche in questa competizione. Squadra che quando gioca in Europa diventa irresistibile. Attenzione a Dzeko, da Oh, solo. Courtois. Che tuffo del Si portiere. supera Courtois. Occhio a Dzeko, regà. Occhio al cross di Brozovic. Intervento così, così, attenzione. Mamma mia, Il Modric, gesto ragazzi. d'attacco. Va da solo. Occhio ad Hazard che avanza. Carvajal. Palla per Benzema. Eden Hazard. C'è spazio per Hazard, attenzione. Esce e recupera il pallone. Erin Dzeko. Oh, Zego, Perfetto, punta dove svegliate. vorrebbe. Dzeko è un po' lento. Madonna, ma come Karim, sta qual è la giocando? Si è tripletta? separato Pff, non dietro va. di Handanovic. Adesso Karim è tua. Occhio al corner di Toni Kroos. Pulisce l'area.
Cross di Toni Kroos. Real Madrid che sta dominando San Siro. Buono il recupero, possono ricominciare. Occhio a Kroos. Attenzione all'avanzata di Kroos. Ottimo. Ah, peccato. Mamma mia, però. No. A prima vista molto meglio il Milan. Non ho capito, Gri. No, dico, a prima vista è molto meglio il Milan. Primo impatto così. Oh. Hazard! No. Forse la chiude. Mamma mia, che azione. No, si muovono bene, ma solo quello. Beh, Real, però. Forse Real che... Che è... Calmi. Tiè, guarda Zar. Se mangiai tutti. 0-3 a San Siro. Un dominio fin qui assoluto in questo match. E siamo ancora nella prima parte di gara. Ho sbagliato. Niente. Mamma mia, Zego. Mamma mia, oh. Real Madrid avanti nel possesso palla, come certificato anche dai numeri. Stanno facendo letteralmente girare la testa agli avversari. Traversa, oddio, mamma mia. Respira dopo essersela vista. Avvelenato il Real Madrid. Avvelenati. La buona sorte lo ha sicuramente aiutato nella circostanza e ci sta. Darmian. Barella. Perde la palla malamente. Maglia Toni Kroos. Mamma, oh, Zego, mo volevo. Ma infatti, ma che c'ha a fa Zego? Occhio a Zar che avanza. Ci sono metri per le merengues per spingere. Go. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Ma già è finito. 3-0 dopo i primi. Eh sì, meno male. Ma io 3-0 così, ho no, fatto un gol in 90 minuti tutte le partite. Pallone riconquistato, possibilità in acrobazia. Cos'è? Sì. Oh, incredibile. Ma che ho, il gol della Champions fino adesso. Alieni, cazzo. Porca madò. Rodrigo. Guarda che palletta pure Toni. Boom, via questa portiera. Rodrigo che si sblocca. 4-0 in partita che sembra ormai in cassaforte. È persa. Eh beh. Se la recuperi adesso è proprio un crollo psicofisico. Buon pallone filtrante. Manco. Ma te che? C'era. Ma come c'era? C'ha la Noglu, ma quanto è basso? Ora sono bravo. Interessante, ma grande sicurezza da parte del portiere. Oddio. Casemiro. Occhio a Zar che avanza. No, Zar, dove vai? Zar si fa portare via palla. Recupera la palla con un buon intervento. Palla gol per Rodrigo. Ottimo intervento del portiere. C'è solo Real. Sì, ma aspettavo così l'Inter. La merda? Perisic. Brozovic. Occhio a Dzeko. È costretto a tornare indietro per farsi dare palla. Suggerimento interessante tra le linee. La palla termina. Ah. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Conserva palla, vanifica l'intervento di pressing.
Occhio a cross. Che cosa volevo fare? Modric. Lascia partire il tiro. Conclusione intercettata. Benzema. Oddio. Mamma mia. Troppo la spinta di denti. Ciao. Cazzo, mi invento. Che ti inventi? No, 4-0 San Siro. Una figura di merda. Sì, sì. Via Zego, basta. Troppo forte Rodrigo comunque, si muove da solo. Muove da Vinicius, che cazzo combina? Dove è Vinicius? Ecco, c'ha pure la faccia, bello. Il dato sui tiri sottolinea perfettamente la loro ottima vena realizzativa. Hanno trasformato in oro le palle costruite. Tante. Eccolo, Vinicius. Che si vincono le partite, eh? Pier, il match fin qui ha senso unico. In campo la differenza è enorme. Perisic. Tutto a posto. Cioè, Carvajal. Ha male orecchie ste cuffie. Qui il Real Madrid. Che ha preso? Era pure ora? Occhio al corner. Pallone un po' troppo molle. Conclusione da dimenticare. Ma perché tirano così distorto? Che occasione, Pier. Ma pure per spazzarla ci vanno di testa. Porca. Ah, è una banda proprio. Perisic che interrompe l'azione. Tenta la verticalizzazione, buona idea. Niente. Ma Karim Benzema. Occhio al cross del mezzo. Oddio. Mamma mia, Real Madrid. Sto ancora ripensando alla parata di prima, Pier. Ma ti rendi conto, ha salvato letteralmente la propria porta con un intervento davvero numero uno. No, niente, no. Bambola proprio. Occasione per Rodrigo. Attenzione, Andanovic non la tiene. Marco tu, avvelenatio. Ma poi non so così manco per cazzo. Cioè, pieno di schiaffi a tutte le parti. Male qui il difensore. Niente, manco uno, niente. Meglio di Zego sicuramente. Vabbè. Zego ti sapeva usare, c'è un cazzo da fa. O ti fa sta fermo là e fai appoggiare i palloni. Ma perché? Interviene e recupera palla. Non mi riesce in cross come Dio comanda. Palla piena. Alexis, cazzo. Ah, portiamo, ando vai. Bene, gol della bandiera. Ma andannato. Non lo so. Poi ti le stecche, ne piano tutte. Vediamolo. Ma andannato. Facile, facile. Non sono certo mancati i gol oggi. Punteggio sul 4-1. Sì, ma si sveglia l'Inter. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Oh! Può andare in porta. Ah. Il portiere sul tiro dell'attaccante. Tira. Oh! Interviene sul pallone, lo fa su. Carvalho insuperabile oggi. Troppo tardi però. Sì, vabbè. Che è? Ma devo prima mettere prima. Mezza sì. Occhio a Skriniar. Mamma mia, la testa spigoli io. Fischia arbitro. Spassa il suo pallone. Oh, ma che abbiamo deciso? Era Zego a me la marcia. È andata buono, male. Buono 1-4, era questo il risultato che ci serviva. Malissimo.